Buon pomeriggio e ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo subito e lo facciamo parlando di quella che è la posizione dell'amministrazione comunale di Taranto in merito alla nuova centrale dell'ENI. E proprio a tal proposito ascolterete in apertura di TG l'intervista realizzata dal direttore Angelo Attanzarella al primo cittadino di Taranto, Ezio Stefano. Sentite. Un documento di indirizzo della giunta comunale che chiede all'ENI di certificare l'impegno per Taranto, previsto peraltro dalla legge Marzano. Misure di compensazione pari all'1% dell'investimento complessivo di 250 milioni di euro che riguarda la nuova centrale a turbogas che andrà a sostituire quella a regime ad olio combustibile. Il comune dunque attende che ENI metta nero su bianco quanto previsto peraltro dalla legge e adotti per Taranto un sistema di compensazione che passa dai pannelli fotovoltaici e bus elettrici e alla sostituzione delle caldaie. Per esempio, solo dopo la giunta comunale potrà dare l'ok al progetto della realizzazione della nuova centrale da 240 megawatt. Noi diciamo, vogliamo dire ai cittadini quello che facciamo a vantaggio dei cittadini e dell'ambiente, perché quando noi in un quartiere andiamo ad azzerare la CO2 perché sono impianti fotovoltaici, quando mettiamo i mezzi di trasporto, AMAT, AMIO, vigili urbani, polizia e comune che non inquinano più, noi abbiamo un vantaggio per la salute di tutti. Stiamo aspettando che ci dicano queste risposte che fino a questo momento non ci hanno dato. Io ieri sera ho detto al vice sindaco: per favore chiamali e di ce le fanno arrivare entro domani mattina anche alle 9 un fax. E noi in questa maniera possiamo dire: non ci è arrivato. Come facciamo noi a prendere una decisione che invece che è matematica? Che a questo punto, secondo lei, i tempi quali sono? Ma io mi auguro la prossima settimana, perché lei hanno risposto, diciamo, al vice sindaco che chiedeva questo fax, che entro la prossima settimana avrebbero risposto. Perché, ripeto ancora una volta, la scelta finale è politica, ma si basa su dei fatti oggettivi che sono tecnici. E non sono mancate le proteste vibrate in piazza tra i lavoratori in attesa di risposte e gli ambientalisti. Del lavoro, contro la menzogna, gli ambientalisti dicono il falso. Sindaco, in piazza è emersa forte la contrapposizione tra le esigenze del mondo del lavoro, dunque della produzione, e quelle dell'ambiente, dunque dell'ambientalismo. Che cosa ne pensa? Beh, è una cosa naturale quando c'è sofferenza da una parte e dall'altra. Non a caso io, lei lo sa, ho insistito perché ci fossero tutte le rappresentanze ad ascoltare, perché ho detto: anche se un solo cittadino la pensa diversamente, ha il diritto di essere documentato e informato e anche di dire la sua. Noi invece siamo convinti che lavorando insieme possiamo dare risposte al mondo del lavoro e al mondo degli ambientalisti. L'importante è veramente lavorare con grande serietà, ascoltare chi è in grado di darci suggerimenti per poter, ripeto, coniugare lavoro e ambiente. Io sono certo che noi entro 15 giorni daremo non questa speranza, questa certezza, perché inizieremo a lavorare. E ora ripercorriamo quanto è accaduto sin dalle 9.30 di oggi, di questa mattina, ascoltando gli umori della piazza e quindi le dichiarazioni degli industriali desiderosi di ottenere risposte certe e veloci. Il palazzo assediato, imprenditori e lavoratori insieme chiedono all'amministrazione di fare presto nel rilasciare l'autorizzazione necessaria ad ENI per costruire il secondo ramo di metanodotto destinato a servire la centrale a turbogas di prossima installazione, la stessa che deve sostituire la vetusta centrale termoelettrica maggiormente inquinante che attualmente muove la raffineria. La nuova, più ecocompatibile, però produce un quantitativo di energia 5 volte superiore alle necessità odierne. Noi come Confindustria abbiamo già varato all'inizio dell'autorizzazione una serie di manifestazioni, una serie di iniziative Taranto per Taranto, con le quali, fra le quali figura il protocollo di legalità siglato in prefettura ed altre iniziative che stiamo portando avanti per far sì che il lavoro di Taranto rimanga per quanto possibile ai tarantini. Quello di questa mattina è un sit-in, una forma nuova, diciamo, di manifestare per Confindustria, perché riteniamo che il momento richieda delle iniziative diverse da quelle che in passato sono state assunte da Confindustria, anche se magari meno consone allo stile confindustriale. Noi siamo quelli abituati a stare nelle fabbriche a lavorare. Oggi è il momento che si cominci a sentire un'altra voce rispetto a quelli che sono temi strumentali e non effettivamente ambientalisti, fermo restando che noi siamo perfettamente convinti e convinti assertori del fatto che le industrie debbano essere socio-ecocompatibili, comunque presenziare sul territorio in questa maniera. Sulla questione hanno finora pesato le
incertezze della giunta. Negli ultimi mesi, dopo il parere favorevole del primo cittadino Stefano e le successive dimissioni dell'assessore Pierri, i riflettori sulla vicenda si sono spenti e la squadra di governo ha preso tempo. Ma per Confindustria questo traccheggiare non ha alcun senso, non permette infatti di capire dove la città dovrà dirigersi nel prossimo futuro e come si potranno alleviare le ferite prodotte dall'attuale crisi economica. All'interno del tavolo per lo sviluppo presso la regione, presso la provincia, è stato individuato un percorso ormai definito con le stesse organizzazioni sindacali e anche con la parte politica. Oggi è l'epilogo di questa situazione, c'è ormai la piena convinzione che bisogna scendere in piazza per ottenere le giuste rivendicazioni di un territorio che ha una forte vocazione industriale, e quindi qui è un no a tutto, a quanti non vogliono che questo territorio continui a crescere, che vada verso la modernità attraverso impianti ecocompatibili. La politica non dà delle date certe, non dà dei giusti indirizzi, ogni giorno cambiano le visioni. Noi chiediamo certezza, vogliamo sapere quello che deve essere Taranto. Taranto al momento è una città industriale, noi siamo pronti a invertire la rotta delle nostre aziende, ma vogliamo sapere con precisione che cosa dobbiamo fare. E a tal proposito una nota del consigliere regionale dell'Italia dei Valori, Patrizio Mazza, che dice: resto allibito di fronte alla discesa in piazza quest'oggi a Taranto di una classe dirigente la cui aspirazione massima consiste nel fornire un'occupazione per un breve periodo, parliamo di soli 2 anni, e per un esiguo numero di lavoratori che saranno impegnati in cantieri di esclusivo smantellamento e immediata ricostruzione della nuova centrale a turbogas Enipower, che solo in parte sostituirà la vecchia centrale ad olio combustibile della raffineria Eni e della Cementir rinnovata unicamente per garantire l'aumento della produzione di cemento con annesso un nuovo inceneritore, proprio quando l'occupazione e l'economia languono per mancanza di progetti di ampio respiro, alternativi alle industrie che sino ad oggi hanno compromesso gravemente settori produttivi di vocazione storica come la zootecnia, la mitilicoltura e il turismo. E intanto questa mattina al fianco degli imprenditori anche le confederazioni sindacali. Sentiamo. Che i lavoratori fossero al fianco degli imprenditori sulle grandi opere è noto da tempo. Intervenendo al sit-in hanno spalleggiato in maniera eclatante le istanze che vengono dal mondo dell'edilizia e della metalmeccanica, convinti come sono che solo mantenendo in vita il polo industriale ionico quale riferimento per l'intero mezzogiorno si manterrà la centralità che Taranto ha acquisito nel dopoguerra. Dobbiamo mettere in campo iniziative che traguardino il più presto possibile l'apertura dei cantieri pubblici e privati sulle infrastrutture, pensiamo al porto, ma anche private, quindi pensiamo ai progetti di investimento di Cementir, di Eni, Enipower, gli investimenti ambientali dell'Ilva. Si tratta di una mola di lavoro che da un lato fa aprire cantieri e dà lavoro a centinaia di persone, fa muovere l'economia con forniture, appalti e via dicendo. Dall'altro consolida una presenza importante, che è quella dell'industria tarantina, che è un pezzo pregiato dell'industria meridionale italiana, che ovviamente può essere difesa se ci si investe ancora. Siamo insomma al giro di boa. Gli investimenti annunciati da grandi gruppi quali Eni e Cementir sono un treno, a loro dire, destinato forse a non più ripassare. In un momento di grande criticità qual è quello attuale, è evidente, noi perseguiamo con grande ostinazione quelli che sono i programmi che ci eravamo dati 1 anno e mezzo fa, quindi oggi credo che possiamo chiudere tranquillamente il cerchio sulle partite degli investimenti privati. È evidente, in un momento di una criticità esasperata, noi riteniamo che sia il momento per ripartire. E noi abbiamo questa esigenza che si faccia presto, perché il territorio è in sofferenza per la crisi che colpisce tutti, ma a noi ci colpisce a maggior ragione, per cui quando ci sono obiettivi comuni, perché no ritrovarsi qui? È una coincidenza, però è una coincidenza positiva, perché evidentemente sentiamo e avvertiamo tutti quanti il peso di questa crisi.
La cronaca in prognosi riservata all'uomo sulla cinquantina che questa mattina intorno alle 10.30 è stato investito a Taranto su Corso Umberto nei pressi di Piazza della Vittoria. A urtare il malcapitato, una Fiat Punto in transito in quel momento sulla via del centro cittadino. Il conducente della vettura si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo al Santissima Annunziata, dove appunto i medici si sono riservati la prognosi. I rilievi necessari a ricostruire l'accaduto, come vedete dalle immagini, spettano agli agenti della squadra infortunistica della Polizia Municipale di Taranto, giunti tempestivamente sul posto. La sanità, assemblea pubblica ieri a Manduria per discutere dei tagli previsti dal piano di rientro sanitario, in riferimento in particolar modo all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Assemblea pubblica a Manduria contro il ridimensionamento dell'ospedale. Era già arrivata a quota 6.000 la raccolta firme organizzata dal comitato spontaneo Pro Marianna Giannuzzi nei successivi giorni all'improvvisa chiusura dei reparti di ginecologia e nido del nosocomio manduriano. Ora è necessario un intervento concreto che unisca istituzioni, politica, associazioni e cittadini. A questo scopo l'assemblea. La prima richiesta è che si rispetti il piano sanitario regionale e che si riapra il punto nascita e già annunciati rianimazione con nomina del primario di cardiologia UTIC, elementi dai quali non si può prescindere. I tagli possono essere comprensibili in questo sistema di risparmi, ma che si debba risparmiare soprattutto sulla salute ci sembra davvero troppo, ci sembra esagerato, considerando che questo, il polo di Manduria, il polo di Marianna Giannuzzi costituisce il polo orientale della provincia di Taranto. Contiene nel suo bacino di utenza molti paesi che sono proprio formalmente lontani dal più vicino centro che potrebbe essere Taranto-Grottaglie. Chiediamo che venga ripristinato il servizio per offrire ai cittadini servizi di cui debbano godere come diritto, proprio diritto alla salute. E noi purtroppo amministratori, dopo aver fatto di tutto per far capire alla direzione, alla regione, che comunque si doveva quantomeno mantenere una coerente programmazione rispetto a quel piano di riordino, oggi noi invece abbiamo dovuto assistere inermi alla chiusura di importanti reparti. Il problema è serio, è un problema che noi intuivamo, è un problema sentito enormemente dalla nostra gente, ed oggi, se non ci saranno delle risposte esaudienti, sicuramente questo creerà un problema di ordine pubblico. Non a caso, anche su nostra richiesta, il prefetto ha inteso di recente indire una riunione con l'assessore Fiore. Avete aderito come sindaci dei comuni limitrofi a questa iniziativa di questo comitato per ricordare che la salute pubblica è un bene prezioso? Sì, abbiamo voluto aderire, così come abbiamo fatto anche durante il consiglio comunale intercomunale approvato dal comune di Manduria, per testimoniare che non possiamo assolutamente accettare il provvedimento che il direttore generale ha messo in atto, sconfinando tra l'altro e sconfessando il piano regionale approvato dal governatore Vendola, che aveva stabilito che i tagli e le chiusure dovevano essere fatte a Grottaglie, perché l'ospedale di Manduria era stato inserito come ospedale intermedio. Noi a questo non ci stiamo. Quello che noi dobbiamo fare stasera è muoverci tutti insieme a sostegno e a tutela di un territorio che, secondo me, rimane impoverito dalle decisioni scellerate che sono state prese negli ultimi tempi. Io ritengo l'ospedale di Manduria un ospedale d'eccellenza a cui sono legato, forse anche per motivi affettivi, e penso che noi sindaci dobbiamo essere al fianco, come lo siamo stati nel corso di un consiglio comunale, sia al fianco del comune di Manduria ma anche a fianco delle associazioni che stanno seguendo la questione. E mentre i cittadini di Taranto continuano ad attendere la costruzione del nuovo ospedale che abbiamo il dovere di garantire quanto prima possibile, la questione del San Raffaele del Mediterraneo sembra sempre più una matriosca. Ogni giorno sui giornali se ne legge una nuova e ogni giorno si apprende di intendimenti diversi da parte del governo regionale. A denunciarlo in una nota il capogruppo del PDL alla Regione Puglia, Rocco Palese, sempre in merito al San Raffaele.
una nota di Francesco Parisi, il segretario provinciale della Federazione Ionica del Partito Democratico, che dice: i fondi destinati al San Raffaele devono restare a Taranto. Siamo convinti della necessità di realizzare una grande nuova struttura ospedaliera nel capoluogo ionico. Successivamente ai problemi sorti nell'ultima fase, credo sia utile, come già riferito dalle rappresentanze istituzionali della regione, che l'Istituto San Raffaele esca dalla fondazione e che rimangano Regione Puglia e ASL a proseguire lo straordinario progetto. E ancora la sanità, ma questa volta parliamo della Villa Verde. Molti dubbi e poche certezze, quanto emerso durante l'ultimo incontro tra la dirigenza aziendale della Casa di Cura Villa Verde e le organizzazioni sindacali. L'amministratore unico ha fornito dati sui tagli effettuati alla struttura. Ultimo in ordine di tempo, il decurtamento del 5% del budget destinato alla sanità privata, che potrebbe compromettere parzialmente l'attività aziendale. Apparentemente a nulla sarebbero serviti gli interventi studiati e condivisi con la UIL FPL nel corso delle contrattazioni aziendali. Ed ora parliamo di porto. Anche per il porto è un momento delicatissimo, c'è la consapevolezza dei rischi occupazionali, ma questa vicenda non può essere vissuta in termini di riduzioni del danno. È stata questa la premessa dell'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Guglielmo Minervini in apertura del tavolo tecnico riunito ieri a Bari con il sindaco di Taranto Ezio Stefano, il presidente dell'autorità portuale Sergio Prete, i responsabili della TCT, i rappresentanti della provincia e dei sindacati confederali. La riunione si è aperta subito con una buona notizia: la realizzazione della vasca di Colmata, intervento propedeutico alla realizzazione dei dragaggi che potrà andare immediatamente in cantiere, perché sono stati riassegnati 9 milioni di finanziamento grazie alla conclusione nei giorni scorsi dell'accordo tra Regione e Governo. Inoltre la Regione, riconoscendo una priorità assoluta, si è impegnata ad attivare procedure accelerate per l'approvazione del piano regolatore portuale. Nei prossimi giorni, intanto, il tavolo tornerà a riunirsi per redigere l'agenda di lavoro e il cronoprogramma delle scadenze. Ci aspettiamo, conclude Minervini, che tutto questo produca la revoca dei provvedimenti di licenziamento dei lavoratori. Al via intanto in 4 comuni del lato 1 un progetto sperimentale di raccolta differenziata porta a porta, presentato questa mattina, avrà durata semestrale. L'investimento è stato stimato in 370.000 euro. Eliminare i cassonetti portarifiuti, raggiungere percentuali di differenziata pari al 60%, servire 9.500 famiglie in 4 comuni, abbattere sensibilmente la TARSU. Questi gli obiettivi del progetto di raccolta rifiuti porta a porta, finanziato dall'ambito territoriale ottimale 1 e presentato a Massafra presso Palazzo dei Notari Stefani. 6 mesi di sperimentazione che faranno da apripista a successivi progetti in cui coinvolgere gli altri 8 comuni del lato ora esclusi. Protagonisti infatti saranno al momento Massafra, Crispiano, Montemesola e Statte. Credo che sia importante la sensibilizzazione iniziale, credo che sia importante il porta a porta prima della raccolta, per far capire che possiamo attraverso questi strumenti abbassare addirittura la tassa dei rifiuti solidi urbani. Stiamo tentando di dare una nuova impostazione alla raccolta del rifiuto nei nostri paesi, perché crediamo che attraverso appunto una buona raccolta differenziata possiamo conferire meno in discarica, riciclare di più e far pagare meno. Le modalità di raccolta saranno semplici: nel contenitore marrone andrà la frazione di rifiuto che riguarda l'umido, in quello giallo saranno conferiti plastica e metalli leggeri, nel contenitore blu carta e cartone e nella pattumella di colore grigio i rifiuti considerati indifferenziati. Il ritiro a domicilio renderà la campagna più incisiva anche grazie all'ausilio di una nuova tecnologia informatica. Il comune di Statte, all'interno del lato, uno dei più virtuosi, con un tasso di raccolta differenziata del 25%, ora punta a migliorare le proprie performance. Sì, il finanziamento dell'ATO ci permette di poter migliorare le performance, di poter allargare l'intervento che già abbiamo iniziato da un paio di anni in altra zona del territorio. Abbiamo già coperto quasi il 60% per la raccolta porta a porta e questo intervento ci permette, con l'acquisto di 1000 pattumelle, con la distribuzione delle buste biodegradabili alla cittadinanza attraverso la distribuzione automatica e con un servizio particolare che è riferito e rivolto agli allettati, ci permette come dire di raggiungere e di ottimizzare un servizio che già abbiamo iniziato.
Fiamme nella serata di ieri all'interno di un cantiere edile di via Malvarose a Leporano. L'incendio è scoppiato intorno alle 18 e ha distrutto un camion e un mezzo da lavoro. I danni non sono coperti da assicurazione. Sul posto i vigili del fuoco per estinguere il rogo e i carabinieri della locale stazione per le indagini del caso. Ancora infatti non si conosce la natura dell'incendio. Apprensione e paura per molti, ma non per il sindaco di Palagiano Rocco Ressa, sicuro di aver messo il paese in sicurezza dopo l'alluvione del 2003. Cambiamo dunque decisamente argomento. I canali realizzati infatti hanno permesso ad una massa d'acqua e fango di non lambire il centro urbano di Palagiano, ma è defluita nella fitta rete di grandi canalizzazioni oltre 15 chilometri realizzati a partire dal 2003 ed appena completati. In poche ore sul nostro territorio ionico sono caduti oltre 120 mm di acqua. Ciò ha comportato per Palagiano, afferma il sindaco, solo problemi alla circolazione per effetto del nubifragio, e di alcune strade allagate al massimo di 10-20 cm di acqua, in quanto il sistema di fogna bianca non poteva smaltire la massa d'acqua che si stava rovesciando a secchiate nel paese. Le 14:24, la linea torna ai colleghi, c'è la pubblicità.